I Life Strategy Funds sono una serie di fondi ampiamente diversificati a basso costo con un approccio di allocazione fissa interamente indicizzata che può fornire un portafoglio completo in un unico prodotto. I quattro fondi, ciascuno con una diversa allocazione, mirano ai vari obiettivi basati sul rischio. Si parte dal più aggressivo con un 80% azionario fino ad arrivare a un 20% azionario meno aggressivo. Ogni fondo diversifica attraverso altri prodotti a livello mondiale, sia nel mercato azionario che in quello obbligazionario. Sembra un ottimo prodotto, ma ci sono alternative? Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto ed educatore finanziario AIEF, nonché autore del libro Da meno 35.000 in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso tu lo volessi acquistare, dove racconto la mia personale esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore incallito. Se sei un fan della convenienza ed investire ti fa venire la noia facendo sudare agli altri mentre vai avanti con la tua vita, i fondi cosiddetti multi-asset potrebbero fare al caso tuo. Ma cosa sono i fondi multi-asset? Un fondo multi-asset offre un portafoglio istantaneo con un unico investimento e permette di evitare di andare a scegliere in maniera meticolosa le tue azioni, le tue obbligazioni o altri tipi di asset class, lasciando questa selezione al gestore del fondo stesso. Il gestore diversificherà fra le principali asset class, gestendo anche il ribilanciamento. Vengono anche definiti fondi dei fondi perché racchiudono al suo interno diversi fondi specializzati in un unico pacchetto di investimento che è ben accurato. Ogni singolo fondo poi ti offre esposizione a una diversa sottoclasse di attività. Ad esempio, un fondo potrebbe investire in azioni statunitensi, un altro in quelli del Regno Unito, altri ancora nei mercati emergenti. Un fondo multi-asset è essenzialmente, come possiamo dire, la pappa già pronta. In Italia per la prima volta sono cominciati ad essere nominati col lancio da parte di Vanguard dei famosissimi Life Strategy. Questi hanno come fine principale quello di fornire un apprezzamento del capitale nel lungo termine investendoli in titoli azionari globali, sia emergenti che quelli sviluppati, che in titoli obbligazionari che siano sia investment grade, societari e anche governativi. Tutti quegli investitori che avevano voglia di avere un prodotto unico che desse la possibilità di gestire con un unico prodotto questa conformazione di portafoglio si sono, come si può dire, buttati a pesce per acquistarli nelle quattro conformazioni principali. Se vogliamo, lo svantaggio principale dei fondi facenti parte della Life Strategy, che è anche il loro vantaggio, se il gestore fosse effettivamente bravo, è la loro semipassività. Infatti, almeno da quello che dice il sito di Vanguard, il ribilanciamento è a loro discrezione. Quoto dal sito di Vanguard: l'allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del gestore degli investimenti. Cosa vuol dire questo? Ciò vuol dire che si lascia a discrezione di interpretare il mercato alla Vanguard in base al fatto se l'allocazione del portafoglio si andasse ad allontanare troppo dall'allocazione standard dei quattro prodotti, sia essa 80-20, 60-40, 40-60 o 20-80, anche se questo determinasse un ribilanciamento molto frequente. Personalmente sono una persona molto ma molto schematica e preferisco sempre seguire delle norme standard. L'alternativa che propongo qui è un altro ETF multi-asset che ribilancia trimestralmente, per cui è slegato in modo più marcato dal mercato stesso. Ricordo ovviamente che non si tratta di un consiglio finanziario o un consiglio a investire in questo prodotto e neanche tantomeno nella Life Strategy, ma semplicemente una condivisione a titolo educativo. L'ETF è l'Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C. L'indice portfolio replica un portafoglio diversificato a livello globale composto da ETF azionari ed obbligazionari. L'allocazione tattica viene rivista e ribilanciata ogni trimestre. Quota azionaria fa un minimo del 30 a un massimo del 70% e la quota obbligazionaria da un minimo del 30 a un massimo del 70%. Easy Net Ticker lo trovate qui in descrizione, comunque il ticker è XQUE. Si tratta di un ETF a replica fisica totale con un TER dello 0,70% che ha un asset under management di 509 milioni di euro. La politica di dividendi e delle cedole è ad accumulazione. Si tratta tra l'altro di un fondo particolarmente datato visto che è stato lanciato nel novembre del 2008. Al suo interno vi troviamo 8.658 partecipazioni totali, con cui le prime 10 vanno a coprire uno scarso 7%, per cui è molto ma ampiamente diversificato. Le due posizioni maggiori sono Apple con un 1,46% e Microsoft con un 1,12%. Stati Uniti rappresentati con un 31% circa, seguiti dalla Francia con un 11% abbondante
informatica, che nomina fra i settori con un 11% circa, e la finanza con un circa 8%. Dall'anno del suo lancio ha reso un 164% scarso, che ha sviluppato un CAGR poco al di sotto del 12% anno. Non male, sinceramente, per un prodotto già di per sé molto diversificato. Certo, non si tratta del prodotto perfetto e del migliore sul mercato e non sappiamo se i Life Strategy andranno a battere il mercato o questo ETF. Quello che si vede è che nello storico non è sicuramente andata male, ovviamente il passato non darà sicuramente gli stessi risultati futuri, ma tu cosa ne pensi di questo ETF? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco lasciando un bel pollice in su per farmi crescere qui sulla piattaforma. A te costa un attimino, ma per me, come pensai, significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto e non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovissimo video. A presto, ciao!